e benvenuti a tutti voi. Siamo giunti alla 7ª edizione della Sposa Cerrese nel Tempo, evento celebrativo di ormai storiche origini, che con impeto e magia fa ritorno fino ai giorni nostri. Novità, nuove presenze, antichi ricordi, a fare da cornice a questa innovativa edizione, che deve la sua massima realizzazione alla persona che con volontà, determinazione, preparazione e tenacia anni e gli anni costruito e arricchito questa manifestazione, Silvana Verrecchia Izzi. E insieme a lei tutte le persone che in passato, a vario titolo, hanno collaborato alla riuscita di questo momento rievocativo e prestigioso. Sono lieta quindi di invitare la signora Silvana e Maria Adele Fattore a salire sul palco ed introdurci due degli abiti più antichi di Cerro Volturno. Civiltà contadina cerrese, il vestito da sposa veniva indossato non solo per le ricorrenze religiose, ma anche per l'ultimo viaggio. Perciò, dopo un'attenta ricerca in tutto il nostro comune, vi possiamo presentare, esposti sui manichini, autentici ed antichi, solo i due che vedete. Il vestito verde risalente al 1902 vi sarà illustrato dalla pronipote signorina Maria Adele Fattore. Il vestito azzurro della seconda metà dell'Ottocento lo illustrerò io. Da notare che entrambi hanno il caratteristico copricapo rudi a maciglie, uno giallo, l'altro bianco. Buonasera a tutti. In questo... Grazie. In questo manichino è esposto l'abito indossato dalla mia bisnonna Lucy Palma nel giorno del suo matrimonio, avvenuto nel 1902, con Domenico Cappello. In velluto pesante e di colore verde, il vestito è impreziosito da applicazioni ricamate, corpino aderente, modellato da tantissime pieghe nella parte anteriore e scollo importante da tulle di color avorio con ricami, gonna con pieghe in vita, sul fondo costine in rilievo e a maciglie di colore giallo. Questo costume nuziale della seconda metà dell'Ottocento fu realizzato in pregevole velluto azzurro impreziosito da liste verde rifinite a mano. Parte cospicua dell'intero abbigliamento matrimoniale di Costanza Izzi, sposa di Emiddio Izzi, è rappresentato da una camicetta finemente ricamata con un attento lavoro di cucito, al quale fa riscontro il bianco di riammaciglie, caratteristico capricapo cerrese. L'abito inoltre è caratterizzato dalla presenza di una gonna a pieghe, da due maniche adattabili, dal tipico corpetto dell'abito antico cerrese e dal romandasin. Dopo questo breve flash sugli antichi abiti da sposa cerrese del passato, continuiamo a goderci la serata apprezzando gli usi e i costumi cerresi del tempo. Buona nottata. Ringraziamo la signora Silvana e Maria Adele per questo loro intervento e ora daremo il via ad una vera e propria carrellata di abiti nuziali che sfideranno per voi, ringraziando le giovanissime spose di allora e di sempre che con disponibilità immensa hanno gentilmente dato in prestito i loro meravigliosi abiti. Lascio ora la parola a Marilde che darà inizio alla sfilata. Buonasera a tutti e benvenuti. In linea con lo stile che abbiamo adottato negli anni precedenti, questa sera vi mostreremo gli abiti delle spose cerresi a cavallo tra gli anni 70 e 80 del Novecento. La classica sfilata degli abiti nuziali sarà però intervallata, a differenza degli altri anni, da alcune scene di vita popolare cerrese che rievocano momenti che precedevano il giorno del matrimonio e che vogliono essere una fedele rappresentazione, per quanto più possibile,
di alcune delle scene classiche di un matrimonio cerrese. Non vogliamo però svelarvi nulla, per questo partiamo subito con la sfilata dei primi abiti. Grazie mille e buona visione. Thank you.
Nel tourbillon del matrimonio, fatto di tante cose belle, ci piacerebbe soffermarci sulle tradizioni, capitolo dolce e romantico, scandito in primis dall'amore di una coppia, quindi dai legami delle famiglie, della propria terra d'origine, del coinvolgimento di tutto un paese nella realizzazione dell'evento matrimoniale, all'interno delle diverse fasi che lo compongono. Quest'anno abbiamo voluto puntare l'attenzione sulla serenata, suggestiva dichiarazione d'amore di un tempo che dopo il momento iniziale del balcone, da cui l'innamorata si affacciava per ringraziare l'amato dalle amorevoli lodi e dalle soavi musicalità provenienti da strumenti realizzati con poveri materiali di recupero e qualche sporadico organetto armonica, diveniva festa di tutti. Amici, parenti, compaesani erano impegnati nell'allestimento di un vero e proprio banchetto di prelibatezze, messe in tavole dalla nonna o dalla mamma della sposa o ancora più da conoscenti, piatti tipici della tradizione locale, di un luogo che si riconosceva in quei sapori e in quegli ingredienti. E poi, canti e balli fino a tarda ora, uno degli episodi più belli che la sposa possa conservare gelosamente. Ma torniamo un attimo alla serenata. Quella che, fino a non molto tempo fa, era usanza molto comune, come appunto dicevamo, sta tornando di moda, quasi migliorata e valorizzata dalle nuove tecnologie, dai più moderni strumenti musicali. Si sente infatti parlare di microfoni, altoparlanti, PC, fari puntati sul balcone di lei. La sera precedente il matrimonio, gli amici più intimi insieme al promesso sposo si recano sotto casa della sua sposa per dedicare a lei la serenata. Si faceva un po' per spezzare l'ansia della sposa e della sua famiglia per il grande evento del giorno dopo. Un po' si faceva per mettere alla prova i genitori di lei, per verificare se la scelta dello sposo fosse veramente ben condivisa anche dai genitori di lei, e la conferma si aveva subito. Se dopo un po' che strimpellate dello sposo e dei suoi amici, si apriva prima la finestra, poi il balcone della sposa, immediatamente dopo veniva fuori il padre di lei con un piatto di vino, invitando tutti ad entrare in casa dove si era già approntato un piccolo banchetto con dolce e salumi. Allora voleva dire che questo matrimonio si faceva con la massima armonia.
Il pranzo iniziale era uno degli impegni più gravosi che si doveva affrontare. Non tanto per la spesa, come nei tempi attuali, ma per il grande lavoro di preparazione. Che bisognava fare? Diciamo subito che il pranzo degli sposi veniva fatto nel paese, spesso, organizzati sempre nelle due o tre case che avevano la disponibilità di stanze grandi, così da poter ospitare tutti gli invitati. In tutti i paesi borgate o frazioni c'erano queste case più grandi che il proprietario metteva gratuitamente a disposizione degli sposi per poter consumare il pranzo. Capitava spesso che le tavolate si allestivano in due stanze della stessa casa, mentre si cucinava in altre case vicine. Nei giorni precedenti il matrimonio, i genitori e i familiari degli sposi iniziavano a raccogliere tutto l'occorrente per la tavolata. Si andava da parenti e amici e si chiedevano in prestito le sedie, alle quali ognuno le dava in prestito, metteva un segno di riconoscimento, un nastrino oppure qualche segno particolare. Si chiedevano in prestito i piatti, tegani, posate, bicchieri, tovaglie, mattine, piatti, pentolame, zuppiere e tutto quello che è necessario. Tutti erano disponibili a dare qualcosa di utile. Si raccoglieva tutto e si portava nella casa dove si svolgeva il pranzo. Poi si doveva pensare alla cucina. E anche per questo, oltre all'aiuto delle donne del paese, si chiamava sempre qualcuno più esperto in cucina per preparare il pranzo per molte persone. Spesso in paese c'era sempre quello, quasi sempre maschio, che si teneva il più esperto e gratuitamente si offriva per cucinare, ma molte volte si chiamava qualcuno che veniva da fuori paese, ritenuti da molto il miglior cuoco della zona. Ma questo si muoveva solo a pagamento. E così da qualche giorno prima del matrimonio si cominciava a lavorare solo in cucina per il pranzo e pure per allestire la tavola. In paese si vedeva un viavai di persone con sedie, tavoli, piatti, pentolani, fiaschi e damigiane. Sembrava un generale trasloco di tutti. Il pranzo degli sposi era quasi identico per ogni matrimonio. Si iniziava con il primo, antipasto, il secondo antipasto, un soffritto, fegatino di agnello al sugo oppure bianco cotto lentamente sulle fornacelle già dalla sera prima.
sfocerà il vostro antipasto, un brodo di pollo con patatine, sedano, piccoli tranci di carne di pollo e costine di verdure di campo. Il primo piatto è la pasta, quasi sempre corta, con sugo di carne di pecora. Il secondo piatto era la stessa carne di pecora al sugo, oppure castrato, e quando andava meglio si cucinava agnelloni. Raramente si usava carne di vitello, solo chi lo allevava per sé lo cucinava anche nelle feste. Questi pasti non venivano serviti singolarmente ai commensali, ma venivano riempiti nelle grosse zuppiere di ceramica, un ferro smaltato, e venivano messi al centro della tavolata, una ogni 8-10 persone, ed ognuno si serviva da solo, senza il cambio di piatti tra una pietanza e l'altra. La frutta era quella che dava al momento la terra, qualche dolce, gli stessi utilizzati anche con il pil fresco della mattina, da bere vino, prodotto in casa ovviamente, e altra presa dalla fontana. Alla fine del pranzo gli sposi passavano tra gli invitati e davano loro un cucchiaio di confetti. Durante il pranzo le donne pensavano al fabbisogno della tavola, al pane, al vino, l'acqua, mentre gli uomini parlavano della terra, bevevano e quasi sempre si alzavano dalla tavola abbastanza ubriachi. Tra una canzone e una partita a morra si aprivano le danze, che duravano fino a notte inoltrata. Siamo brindisi! Questo vino è dolce fino alla salute degli sposini! Auguri! Questo vino è buon acquato, evviva gli sposi e un brindisi a tutti gli invitati. Salute! Questo è il vino, le assaggiate sarà giunta alla salute di tutta la vita. E questo vino è dolce e galante alla salute di tutte quante! Tutte quante di voi! Che una buona salute di tutte quante di voi! E grazie! Grazie a tutte quante! Grazie! Oh.
sera molto allegra e divertente. Abbiamo concluso la nostra serata. Grazie. Allora, io vi ringrazio per essere qui. E ringrazio la Prologo che crede e ha creduto con noi a questa manifestazione. Questa è una manifestazione molto importante. Primo perché abbiamo voluto, hanno voluto, no, renderla un po' diversa rispetto agli anni passati con l'introduzione di queste scene di vita antica. E per questo veramente un grosso applauso a Mario Rossi. Poi è mito Entino o i rappresentanti della Prologo a raggiungerci comunque su questa passerella, che l'anno prossimo comunque dovremmo fare mobile perché le scene altrimenti non si vedono, soprattutto quella del banchetto. Loro stanno continuando a bere e a mangiare e parlo a questa parte del pubblico che sicuramente non riesce a vedere. Poi dicevo, questa è una manifestazione, un evento molto importante, una data molto importante, perché ringrazio Silvana per aver pensato a questa manifestazione. Però dovete sapere che Silvana quest'anno si è dedicata ai nipoti, quindi di fatto ha passato il testimone a Hilde, a Marilde, che hanno lavorato e realizzato di nuovo questo evento. Questa manifestazione, un grande applauso anche a queste due ragazze che veramente hanno dato il cuore e si sono impegnate tantissimo per realizzare. Vedete, questa è una manifestazione, noi ci abbiamo creduto, appena è nata la Prologo l'abbiamo voluta che venisse rivitalizzata, gli fosse data di nuovo vita. E crediamo che questa sia la manifestazione dell'estate cerrese. Questa deve essere la manifestazione di Cerro, questa deve essere la manifestazione della Valle del Volturno. Allora, grazie all'impegno di tutti quanti loro, grazie soprattutto agli attori che si sono improvvisati, ma sono attori reali perché veramente sono stati bravissimi. Questo è il risultato che sono riusciti a produrre. No, ora ti passo il microfono così continui a ringraziare. E veramente diamo una mano perché questa manifestazione continui nel tempo ad essere ancora più bella di quanto. Grazie di cuore.